Buon anno ragazze e ragazzi, buon inizio 2017, oggi è il primo giorno dell'anno, spero che abbiate passato un bel capodanno, anche se è una festa che io non sento particolarmente, ma più che altro è celebrativa con me stessa, perché voglio fare il punto di quello che è stato l'anno precedente, partire con grinta, con coraggio, con forza, con i miei sogni nell'anno successivo. E quindi vi auguro di continuare a vivere con i vostri sogni, perché sono quelli che danno, come diceva una persona, danno forma al mondo. Detto questo, oggi faccio un video che mi avete chiesto tantissimo e che io sono molto felice di poter fare, che è il video dedicato ai regali di Natale, ricevuti e autoregali. Parto subito chiedendo scusa se avrò dimenticato qualcosa, ho cercato di ricordarmi tutto, ma comunque sia, grazie a tutti. Non vi mostrerò i regali, ovviamente tipo il quid del nonnone o i biglietti privati, vi mostrerò i regali materiali. Voglio ringraziare anche voi per tutti i biglietti e le lettere che mi avete mandato e per i vostri regali. I regali materiali li ho inseriti in questo video. Non dirò di nessuno il mittente perché non voglio mettere in difficoltà nessuno, chi ha potuto spendere di più, di meno, non importa. I regali sono tutti belli perché qualcuno si è tolto qualcosa di suo per darlo a te ed è questo che li rende speciali. Ok, voglio partire proprio dai vostri regali per ringraziarvi il più possibile. Allora, partiamo. E primo regalo che ho ricevuto, una ragazza di voi è andata negli Stati Uniti, su commissione mi ha preso una cosa che, delle cose, una cosa che volevo e ha deciso di farmi lei dei regalini, sapendo la mia enorme passione per le minutaglie. E mi ha regalato la CC Cream Deep Cosmetics da 4 ml, il Top Coat Fast Dry di OPI Mini, lo smalto di Formula X, quello trattante Sheer Strength, Mini, ragazze, la mini tinta di Kat Von D nel colore Eco, cioè io sono impazzita quando l'ho vista, per non parlare di questo, che è un rossetto di Bite Beauty, che è uno dei più venduti tra l'altro della linea Amuse, che si chiama Honeycomb, e in più mi ha regalato, dov'è? Qua, un ombretto bellissimo di Colourpop, questo non è una mini taglia, che si chiama SHOP, Shop praticamente, ed è un colore caldo di quelli che piacciono tanto a me. E quindi grazie mille, tu sai chi sei, ti ho già ringraziato mille milioni di volte, ma ti ringrazio ancora. Poi, un'altra di voi mi ha mandato un ombretto di Wycon che si chiama Tao A Shadow nel colore 04 Champagne e Cacao, che è un duo, vedete, fatto così. Ovviamente anche i biglietti, le lettere, che però vi dico, essendo privati, non li inserisco. Un'altra ragazza di voi mi ha mandato un bellissimo biglietto e la crema alla calendula bio di Alverde. Un'altra ragazza di voi che ha anche lei un blog e che si chiama Recensioni e Cura del Sé. La ringrazio perché ha fatto un regalo emotivamente meraviglioso e umanamente ancora più meraviglioso perché mi ha regalato un'adozione a distanza a un animale poco fortunato e quindi quelli che vengono definiti inadottabili perché hanno gravi malattie o gravi menomazioni, quindi vivono la loro vita all'interno e sotto di queste strutture e ha fatto un'adozione a nome mio ed è stato un regalo che mi ha commosso molto. E un'altra di voi mi ha scritto un biglietto bellissimo dove la sintesi era: grazie perché tu ci fai entrare nel tuo mondo, io voglio farti entrare nel mio. E mi ha regalato questo e questo. Io questo sinceramente non ho capito se è un burro corpo o che cosa sia, ma non è tanto importante che cosa sia, ma il fatto che sono tutti oggetti per una onlus, quindi sono proprio regali che ha acquistato lei, ho visto fa molto volontariato e sono quelle manifatture che vendono appunto le ONS per sostenere i loro progetti e quindi grazie. Un'altra di voi, guardate la meraviglia, l'ho attaccato subito all'albero. Poi, un'altra di voi, sapendo la mia mania per i capelli, mi ha mandato questo prodotto di L'Oréal Professionnel, quindi la linea parrucchieria, che si chiama Curl Control Hydra Cell. È una crema per i ricci, idratante, anti-effetto crespo. È proprio bello, no? Che le persone pensino a te quando ti fanno un regalo. Poi, un'altra di voi mi ha lasciato senza parole, veramente, e mi ha mandato
tre prodotti di una linea che io non ho mai provato, che si chiama Staminalis, linea fitoceutica anti-age. E poi guadate come l'ho fatto ad hoc. C'è un lifting serum per gli occhi, una crema specifica cuprous pelle sensibile e il peeling che si chiama gommage fitoceutico. E in più ha inserito anche uno smalto di Catrice che si chiama Move to the Best. Quindi grazie di cuore. Un'altra di voi stavo per svenire, seriamente. Mi aveva scritto tempo fa se io conoscessi Melvita. Io le ho detto: guarda, sì, è una marca che conosco, non ho mai provato niente. Lei se n'è innamorata e mi ha detto: guarda, vorrei tanto che tu ce ne parlassi e ha voluto mandarmi delle cose che a lei piacciono perché io le potessi provare e recensire per voi, cosa che farò assolutamente. Mi ha mandato l'Argan Bio e lo shower gel all'argan, l'acqua di Amamelis, effetto eclat. L'idrolato tonico, un prodotto che è l'unico che già conoscevo e che ho finito e sono stata felicissima di riceverlo perché lo inserirò anche nei preferiti dell'anno, che è il Nectar de Tremiel, miele e arnica, ed è un concentrato labbra e zone molto secche che io uso per le labbra. E mi ha regalato anche il kit all'argan natalizio, dove c'è dentro, vi faccio vedere, burro corpo, crema mani e stick labbra. Io sono rimasta senza parole e veramente grazie davvero. E c'erano anche due campioncini all'interno. Un'altra di voi mi ha mandato questo. Guardate che bella. È una collana con un cuore tutto intarsiato, vuoto al suo interno, che ho già anche indossato con molto piacere. E quindi grazie anche a tutte voi che magari non avete potuto, ma avete avuto un pensiero per me. Grazie per tutti gli auguri di Natale, per questo anno passato insieme. Grazie davvero dal profondo del mio cuore, ragazze. Non è il gesto materiale che fa la differenza, è ovvio che faccia piacere, però è tutto quello che costituisce noi e il nostro canale che mi ha regalato un 2016 pieno di soddisfazioni. Grazie a voi. Ok, passo un secondo ai regali non beauty e ovviamente. Chi? La mia mamma. No, scusate, manca un regalo di una di voi. Non l'avevo sotto perché l'ho inserito nei regali non beauty. Fatto da lei è questa meravigliosa spilla che io ho attaccato a questo maglione perché era un basic color beige. E con questa spilla addosso è la fine del mondo. Grazie mille, grazie davvero. Poi, veniamo ai regali non beauty. La mamma mi ha regalato. Queste meravigliose scarpe sono tipo Ugg, per farvi capire, rosa cipria, con all'interno questo pelo ovviamente finto, se no io non le metterei mai. Molto, molto carine. Poi mi ha regalato l'ultimo video che ho fatto, indossavo questa felpa grigia che però aveva le maniche a sbuffo, che non ho qui perché è a lavare, però quella. Poi mi ha regalato questo bellissimo maglione di Massimo Dutti, che è color cammello, collo alto e manica un po' tipo poncho, fatto in questo modo largo con la manica corta, caldo, bello, piace molto. E poi mi ha regalato questa meravigliosa maglia che indossavo in uno scorso video di Zara, che è una camicia bianca tipo in voile con manica in trasparenza con sotto cucita la canotta in tessuto. Perché mi ha detto così quando fai i video sei tutta in ordine. L'adoro, l'adoro. Poi, questa era la mamma. Vediamo un attimo l'ultimo regalo non beauty del fidanzato. Vi ho inserito anche qualche pensiero di Santa Lucia, perché Santa Lucia dalle mie parti si festeggia tanto. Io non ho mai smesso di festeggiarla, però la festeggio solo con il mio compagno e le mie più care amiche. Il mio compagno per Santa Lucia mi ha regalato questi bellissimi orecchini di Pandora. Vediamo se riesco a farveli vedere. Sono dei punti luce, vedete, scomponibili perché si può indossare o solo il punto luce o inserirlo nel cerchio. E io sono innamorata perché io purtroppo sono allergica a quasi tutto, anche le cose nickel free. Le uniche cose che riesco a indossare, a parte l'oro, sono l'argento rodiato o l'acciaio. E questi qua infatti non mi danno fastidio e riesco a tenerli su. Poi per Santa Lucia ho ricevuto dalla Sonia, il mio amore. Sapeva che io non avevo un bruciatarte, mi lamentavo sempre, e mi ha regalato questo di Art & Home, che vedete sporco perché è usato.
più tre tarte di Art and Dom. Sapete che io adesso fra poco vedrete i bocciatissimi dell'anno e ci saranno le candele di Art and Dom perché ho avuto un'esperienza orrenda, però a questo punto credo sia stato proprio un problema del mio lotto e poi vabbè, ve ne parleremo nel video, perché invece mi ha regalato anche tre tarte così e sono eccezionali, profumano tantissimo e si bruciano fino alla fine. La mia preferita che vedrete nei prodotti finiti è dolcezza di mele, che c'è da impazzire, e poi mi ha regalato Incontro dei agrumi e Vero Incanto, molto buone. E questo qua sapete un po' che le tarte di Yankee hanno bisogno proprio del loro coso perché ci vuole una fiamma più alta, eccetera. Mentre con queste qua di Art and Dom mi trovo bene. Poi per Santa Lucia ho ricevuto una cosa che adesso sto cercando. Chili! Io l'ho visto da questa mia amica e sono innamorata nel primo momento esatto in cui l'ho visto. Lei me lo ha regalato e io sono innamorata di chili. È uno dei rossetti più belli che ho visto negli ultimi anni. Per me è una roba da fuori di testa. Molto bene. Ha tolto questo inserto e andiamo ai regali di Natale. Dunque, non vi ho inserito i regali carinissimi che ho ricevuto dalle aziende con cui ho lavorato quest'anno, perché comunque volevo che fosse un video dedicato alle amiche, a voi, alla famiglia, quindi non ai pacchi, diciamo. Ecco. Allora, partiamo dalla prima persona, che è una persona speciale nella mia vita, non certo per i regali, è speciale davvero, cioè è come una sorella per me, e mi ha fatto il Natale da rimanere a bocca aperta. Lei e la sua famiglia, perché le cose che vi mostrerò sono stati i suoi regali, il regalo di suo fratello, al quale io sono attaccatissima, che si chiama Aldo, e al quale mando un bacio, e la sua mamma Sonia, che per me è come, cioè, sono come una famiglia allargata per me, ecco, io sono sempre a casa loro più che a casa mia. Allora, dopo che io vidi il video di Clio che presentava la prima linea avviso di Roger Gallet, ovviamente, potere del marketing, sono impazzita per questa linea e la desideravo tanto, però costicchia. Mi ha regalato proprio quello che desideravo, quindi il vinaigre de beauté, il tonico, l'essenza più che il tonico, poi la maschera démaquillante e il siero bifase a doppia elica, che non vedo l'ora di iniziare. Poi mi ha regalato la tinta rossa di Sephora, che sapeva volevo, oltre a tutti i biglietti, è proprio bello, veramente fatto veramente bene. Poi mi ha regalato, sapete che il mio soprannome è Cupcake, ce l'ho anche tatuato, no? Ecco, mi ha regalato un cupcake che era un burro corpo, però da lasciare chiuso e tenerlo in casa, solo che purtroppo le avevano detto che sarebbe durato, in realtà mi si sta già sbriciolando, quindi adesso cercherò di usarlo, però c'era anche lui nei regali. Poi mi ha regalato il profumo che desideravo tanto, che è Zadig & Voltaire da 30 ml Eau de Parfum. E poi la pazza, perché è una pazza, mi ha regalato il fondo compatto di Gucci che volevo tanto da utilizzare al di sopra del mio fluido. Vi ho detto, scusate, una cavolata. La mask démaquillante me l'ha regalata la mamma della mia amica. Aldo, suo fratello, mi ha regalato la palette di Marc Jacobs che volevo tanto, Object of Desire, che è quella che all'interno ha, sempre fatta clutch come le altre, che all'interno ha ombretti, blush, bronzer e illuminante, che è di una bellezza da rimanere senza parole. Infatti poi vi dico, voglio organizzarvi dei get ready con queste cose, voglio proprio farvele vedere in action perché meritano, sono stati tutti regali meravigliosi. E questa è una famiglia. Quindi la mia cara amica con la sua famiglia. Poi andiamo ad un'altra persona alla quale sono molto attaccata. È vero che vi ho detto che di non dirvi mittenti, quindi vabbè, non ve lo dico. Mi ha fatto trovare. Ah, ma sì, faccio vedere una cosa, lo capite il mittente? Vabbè, chi se ne frega. E allora, all'interno del pacco c'era questo, che è una bellissima lavagnetta che io ho attaccato in camera mia e che sto attenta perché se la tocco ovviamente la scritta va via e quindi la sto tenendo come una reliquia attaccata in camera. Poi mi ha regalato questo braccialetto che io da allora non ho più tolto, che è un bracciale semplice con la G, vedete? Ed è un alluminio particolare che non mi fa allergia, lei se n'è sincerata perché sa appunto che ho questo problema. E poi mi ha fatto trovare questa scatola con dentro la, vabbè, la vedete schicchiata perché l'ho già usata, però è la
Famosissima polvere di perla, quella proprio della marca più famosa, ma non mi ricordo come si chiama, ce l'ho qui nel cartellino, l'ho tenuto per consigliarvela, che si chiama Moroccan Natural, e anche la sua palettina che è qui dentro. Vorrei farmi un video sulla polvere di perla perché è molto interessante. Poi mi ha regalato le due famosissime lozioni di dottora Ushka, una che è la Balance e una che è la Vivifiant, mi sembra. I due tonici. Poi mi ha regalato la cleansing cream, quella di cui avevo parlato tanto tempo fa, che avevo avuto in taglia deluxe, che si utilizza con movimenti basculanti. E poi sempre di dottora Ushka mi ha regalato la matita, è un Kajal 2, che è il numero 6, ed è stupendo perché, a parte la parte nera, ha un punto di plum rossiccio. Guardate che meraviglia, bellissima questa matita duo. E una paletta quattro colori, sempre di dottora Ushka, che è la numero 02. Ve la faccio vedere subito. Che è un quad di ombretti con questi toni qui. Ok. E poi all'interno del pacchetto c'erano anche dei campioni che ha messo presumo il negozio, e una, che però ce l'ho di là e non ve la posso mostrare, una penna a forma di rossetto coperta di Swarovski. Poi, allora, facciamo un po' d'ordine, se no non riesco a mostrarvi tutto. Dunque, un'altra di voi, ma questa l'avete vista, quindi ve lo dico, che è stata Ornella. Sono andata a trovarla a Bologna per farci gli auguri, e mi ha regalato questo kit di Ava, dove c'è la crema corpo e la crema mani. E poi, sapendo che l'avevo finita, la vedrete nei prodotti finiti, mi ha regalato una body detox di Fit-T, perché io adoro questa tisana. Sapendo che l'avevo finita, me l'ha regalata. Poi, un'altra amica speciale, un'amica di una vita, ci conosciamo da mille milioni di anni e ci vogliamo molto bene da sempre. Ci siamo viste dopo Santa Lucia e quindi abbiamo fatto Santa Lucia e Natale insieme, e mi ha regalato la Christmas Eve di Yankee Candle, per me e per il mio compagno. La vedete bruciata benissimo perché ho comprato questo cerchio d'acciaio che serve per fare espandere bene la fragranza e farle bruciare bene. In effetti si vede la differenza. E poi mi ha regalato di MAC, perché lei sa che a me piace tanto MAC, e lei, avendo il compagno a Roma, va spesso là e la trova molto più di quello che potrei trovare io qui. Il blush della collezione Mariah Carey, che mi ha fatto impazzire, si chiama Sweet Sweet Fantasy. È un blush, ragazze, bellissimo. È un pesca rosato opaco, durata. Ciao. E poi mi ha detto che voleva regalarmi altre cose, ma era sold out. E quindi mi ha regalato un rossetto che si chiama All I Want. Credo come packaging sia una roba, cioè, un piccolo gioiello. Ed è una sorta di rose gold con tatuata, se tatuata, stampata sopra una farfalla. Firmato Mariah. E voleva prendermi la matita labbra che c'era in collezione abbinata ai rossetti, ma era sold out, e quindi mi ha preso la Chestnut per fare una sorta di ombre lips, no? Bellissima matita, non conoscevo la Chestnut di MAC, ed è un bellissimo punto di marrone con un punto marrone caldo con un po' di rossiccio plum dentro. Molto carina, molto carina. Poi. Questo ve lo inserisco perché non è un regalo proprio di un'azienda, è una persona che ha un negozio, una bioprofumeria, ed è Monique di Reggio Emilia, con la quale nel tempo poi è diventato un rapporto umano, e quindi mi ha fatto dei regali molto belli, soprattutto perché tutti pensati per me. La parte più significativa del regalo non ve la posso mostrare perché sono a casa del mio compagno per tenere il suo cagnolino insieme a lui perché suo padre è via, ed è il kit My Nails, proprio curativo per le unghie, dove c'è il trattamento, l'olio, i bastoncini, ma ve ne farò un video perché mi sta rifacendo ricrescere le unghie, quindi è miracoloso. Poi mi ha regalato Vero Incanto di Earth and Home, il latte corpo di Sante Happy Blossom, questo bellissimo trio di saponi che non conoscevo questa marca, si chiama Savonier Passionné en Provence Trio de Savon Mas du Roseux, e sono tre saponette proprio naturali dal profumo incredibile. D'altro, mamma che profumo, buonissimo. E poi mi ha regalato un di Phytophilos l'olio in pacco nutritivo. E quindi grazie ancora. Poi.
Un'amica che lavora da Wycon mi ha regalato il kit Sangria Passion, quindi quello con specchio e tinta. E quindi grazie mille. Poi vado veloce. La mia Morina mi ha regalato questa linea oro di Spello che non conoscevo, crema contorno occhi, crema labbra e scrub rigenerante. Più una roba che quando l'ho vista ho fatto dei salti così, che è un rossetto di Gucci, della linea Gucci Lips, e si chiama Iconic Red 140. Bellissimo, grazie ancora, Topa. Poi, una persona con la quale sì lavoro, però in realtà è stato un regalo da amica, e quindi io ve ne continuerò a parlare perché è veramente una persona umanamente speciale al di là del lavoro, e sto parlando della Federica della Cosmetica Bio, mi ha mandato queste meraviglie della nuova linea di Natura Siberica, che sono il siero Caviar de Russie, poi la crema da notte effetto Radiance Blanche de Noir, la face mask e il cleansing gel della stessa linea, con l'attaccato alla coccinella portafortuna, ed è stata così dolce da aggiungere anche un detergente viso della linea Men per il mio compagno, e quindi grazie di cuore. Poi un'altra ragazza, e questa e lei ve la cito anche lei, no vabbè, o tutti o nessuno, niente, mi ha regalato della linea Le Driadi, che sapeva l'avrei voluta provare, lo scrub velutante corpo e la crema mani velluto, sono curiosissima. E due maschere, una anche della nuova linea Aloe Ginkgo, quindi le due maschere viso. Poi, avevo l'ansia di dimenticarmi di qualcuno. Mamma mia, no, ho detto tutti. Un'altra persona speciale, e speciale davvero umanamente, alla quale sono molto legata, mi ha regalato questa palette di NARS di Natale, che è quella in collaborazione con Sarah Moon e si chiama True Story, dove all'interno ci sono blush e illuminanti più il rossetto che si chiama Mysterious Red, la matita matte, che è di una bellezza quel rossetto lì top, fatto così. Bellissimo regalo e spero che le siano piaciuti anche i miei, perché gliel'avevo mandato uno appena prima e poi le ho mandato un altro pacchetto subito dopo. Ok, andiamo al mio fidanzato. Allora, il mio fidanzato mi ha fatto una sorpresa a Natale stupenda, perché non solo mi ha fatto, tra virgolette, scegliere i miei regali, mi ha regalato proprio una gita di shopping a Milano. Siamo andati insieme, ha pagato lui tutto, treno, cibo, tutto, e mi ha fatto scegliere le cose che volevo dandomi un budget, che io ovviamente ho superato. Allora, mi ha regalato il Mr. Right di Too Faced. Quanto desideravo questo pennello, non credevo di trovarlo in Italia. Guardate la bellezza col suo fiocchettino. No, vabbè, ciao. Poi mi ha regalato il fondo stick di Hourglass, il famosissimo Vanish, che volevo tantissimo. Purtroppo avevano rubato i tester, ragazze, cioè io e lui a guardare contro luce gli stick e gli swatches su internet, cioè un disastro. Comunque ho scelto il colore Ivory e meno male, è del mio colore, solo appena più caldo, però mi è andato anche bene. Poi sapeva che io ero impazzita per la collezione Water Spice di Inglot, e mi ha regalato ben 5 cialde, una più bella dell'altra. Devo farmi un get ready perché gli ombretti di Inglot sono qualcosa di... Poi mi ha regalato sempre di Inglot due tinte, e che ho scelto io, e sono stupende. Una è la numero 26 e una è la numero 27, un mauve e un rosso scuro con una punta di berry e una punta di rosso, bellissime. E sempre di Inglot manca una cosa, dov'è? Qui. Mi ha regalato un pigmento. Io sono impazzita per i pigmenti di Inglot, li avrei voluti tutti, ma costicchiano parecchio. E quindi ho scelto il 22, che è un duochrome lavanda, grigio e oro. I pigmenti duochrome di Inglot ti lasciano senza parole, seriamente. Poi un'altra mia amica dolcissima mi ha regalato un charm per il mio pandorino, ed è questo, perché le hanno detto che porta fortuna. Ed è una pallina, una sorta di pallina con tutti i cuori, bucherellata. Poi il mio fidanzato, scusate, mi ha regalato anche il Moon Dust Solstice, che l'ho messo anche l'altro giorno. So che Clio ha detto che l'aveva delusa, ma per me invece è stupendo. Sono felicissima, è bellissimo. Tra l'altro io lo metto su tutta la palpebra, lo tampono appena, non perde di pigmentazione, non si sposta, io lo trovo bellissimo.
E direi che vi ho fatto vedere tutto, giusto? Sì. Allora, volevo farvi vedere anche gli autoregali di Natale, ma ho paura che il video stia diventando un po' lungo, quindi cosa ne pensate se faccio un video a parte? Meglio di sì, perché sennò vi annoio poi. Grazie ancora a tutte voi, a tutti i regali, a tutti i biglietti, a chiunque abbia avuto un pensiero per me, perché mi sento una persona fortunata, fortunata perché ho tutto questo nella mia vita, e non parlo degli oggetti, ma delle persone che pensano a te, ed è impagabile. Io vi mando un bacione e spero davvero che questo 2017 per voi sia speciale. Un bacione.